sentirsi ascoltati, percepire che c'è la disponibilità all'ascolto da parte dei grandi. E questa la chiave di svolta che ha permesso al Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Fano di poter esprimere con convinzione e perfetta interpretazione del ruolo le proprie visioni e proposte per la città, nella quale sono cittadini come tutti. Percorsi culturali adeguati ai più piccoli, una ristorazione mirata anche alle loro esigenze e accoglienza turistica calibrata per i più piccoli. Idee chiare e ben precise sono state espresse ieri in Consiglio Comunale dai bambini e dalle bambine, con grande convinzione nel ruolo nel quale sono stati chiamati a compiere la loro azione. Presentato ieri anche il nuovo logo della città dei bambini e delle bambine, che fino ad oggi non aveva avuto una connotazione fanese, ma ora attraverso l'arco d'Augusto stilizzato rappresenta anche un brand da poter essere veicolato come promozione territoriale. E c'è proprio in atto una trasformazione che sta portando anche risultati concreti, perché noi abbiamo sempre sostenuto che il progetto Città dei Bambini non è un progetto per bambini, ma un progetto di città. E effettivamente con la crescita di queste attività, ma la crescita anche degli stessi bambini, perché ieri ci hanno stupito con le loro considerazioni, con le loro riflessioni, ma anche spontanee, quindi non erano preparate, hanno dimostrato che c'è un lavoro che è vero, per cui veramente una bella giornata che ha visto anche la partecipazione di una folta delegazione di bambini da Senigallia, a dimostrazione che questo progetto è di forte interesse anche da altre città.